I podcast di La Sette, ovunque con te, in onda. 20:38, siamo in onda, in diretta anche questo sabato sera. Le notizie principali della giornata arrivano da Gaza, dal Medio Oriente, dove avete sentito dal TG c'è stato un violento attacco israeliano a sud di Khan Yunis. Il numero dei morti continua a salire. Benjamin Netanyahu ha tenuto, appena finito, una conferenza stampa, la prima da marzo, per spiegare le ragioni e rivendicare le ragioni di questo attacco. Ne parleremo stasera con i nostri ospiti. Vi dico subito che non c'è il socio Luca Telese, che aveva un impegno improrogabile per questa sera, ma torna al suo posto regolarmente domani. Discuteremo questa sera con Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, che ringraziamo, Giovanna Botteri, uno ormai dei pilastri di In Onda, Pietro Senaldi di Libero, la professoressa Nadia Urbinati della Columbia University, e da Gerusalemme Est Francesca Mannocchi, collegata con noi per darci tutti gli aggiornamenti. State lì, torniamo tra pochissimi minuti. :44, in onda, in diretta, lo avete sentito nel TG, lo avete sentito nella nostra anteprima. La notizia del giorno è l'attacco israeliano a sud della striscia di Gaza, in una zona definita dallo stesso IDF, l'esercito israeliano, zona sicura. Al momento Hamas dichiara più di 90 morti e oltre 300 feriti. C'è appena stata la conferenza stampa di Benjamin Netanyahu. E vado a presentarvi di nuovo i nostri ospiti, Riccardo Maggi di Più Europa e Giovanna Botteri, la nostra voce per gli esteri, Pietro Senaldi di Libero e la professoressa Nadia Urbinati della Columbia University, e da Gerusalemme Est Francesca Mannocchi. Francesca, comincio proprio da te. Il premier Netanyahu ha detto in conferenza stampa di aver autorizzato l'attacco dopo aver saputo quali fossero i possibili danni collaterali e le armi usate. Questa strage di donne e bambini, per metà tra i 90 morti e gli oltre 300 feriti, quindi era messa nel conto, e soprattutto alla luce del fatto che lo stesso Netanyahu ha dichiarato di non avere la certezza di aver ucciso Deif, che era il vero obiettivo di questo attacco, sono morti anche inutili. Sì, Marianna, la seconda strage peraltro in poche settimane. La prima, come ricorderete, è stata proprio poche settimane fa, nel corso di un'operazione militare dell'esercito israeliano per liberare quattro ostaggi che sono stati liberati nella zona del campo profughi di Nuseirat, operazione militare che è costata la vita a circa 200 palestinesi. Oggi di nuovo si contano decine di morti, sono, secondo il Ministero della Salute della Striscia di Gaza, 90 morti, lo ricordavi, la metà donne e bambini. Ricordiamola a chi ci ascolta che al momento dei circa 38.000 morti dell'offensiva militare in corso da 9 mesi, 17.000 sono bambini e 88.000 feriti. Le cose importanti che ha detto Netanyahu in questa conferenza stampa, che lo ricordavi te, è la prima da marzo, è che appunto è un'operazione autorizzata, è un'operazione su cui non si ha alcuna certezza che Deif, che ricordiamolo è il capo il comandante militare delle brigate Qassam, quindi l'ala militare di Hamas, è la seconda carica più importante dopo il leader di Hamas, Yahya Sinwar, era uno degli obiettivi insieme a Salamè, anche lui sarebbe stato ferito, ma non c'è certezza, che è il comandante in capo della brigata al-Qassam nel governatorato di Khan Yunis. È particolarmente importante quello che sta accadendo in queste ore, non soltanto perché aumenta di così tanto la strage di civili a Gaza, nella striscia di Gaza, ma quanto perché questo avviene in un giorno che è un giorno particolarmente simbolico, perché oggi, proprio mentre Netanyahu parlava in conferenza stampa, si tenevano non una ma due importanti manifestazioni che, segnalo, non sono state coperte così tanto come la notizia dell'attacco dai media e dalle televisioni israeliane. Una manifestazione
È arrivata qui a Gerusalemme proprio un'ora fa ed è la manifestazione di una parte dei gruppi, dei parenti, degli ostaggi e delle vittime del 7 ottobre che sono arrivate gridando siamo tutti ostaggi, chiedendo le dimissioni di Netanyahu e gridando che Netanyahu sta aumentando il numero degli ostaggi uccisi. Le stesse grida si sono alzate nelle manifestazioni che ogni sabato alla fine di Shabbat si tengono a Tel Aviv, che sono sempre più numerose, che sono sempre più violente, dove vengono spesso arrestati i manifestanti, tra loro anche i parenti degli ostaggi che chiedono la fine della guerra. E anche a Tel Aviv i manifestanti chiedevano la fine immediata del conflitto e hanno gridato, leggo testualmente, Netanyahu sta uccidendo e finendo i nostri ostaggi. Perché è così importante? Perché queste manifestazioni arrivano in un momento che sembrava essere un momento fondamentale per sbloccare i negoziati che si sono arenati in Ecco, questi Francesca, due mesi. questo volevo chiederti, volevo proprio sollecitarti su questo, perché durante la conferenza stampa Netanyahu ha detto due cose su questo fronte. Ha detto che è un attacco che in qualche modo ha resistito alle pressioni interne ed esterne per porre fine alla guerra e ha detto di non aver ritenuto necessario avvertire gli Stati Uniti di questo attacco. Nonostante Joe Biden nei giorni scorsi avesse anche rivendicato, insomma, il fatto che si fossero fatti passi avanti verso una tregua, un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. La ragione per cui, diciamo, fa questa specie di braccio di ferro interno ed esterno, qual è? Sempre la solita, la sopravvivenza? Lui ha detto testualmente è positivo non aver ceduto alle richieste provenienti dal paese e dall'estero di porre fine alla guerra e ha ribadito una cosa che non ha mai smesso di ribadire da mesi, e cioè che la guerra finirà quando tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti. E ha detto in un modo o nell'altro prenderemo e finiremo tutti i leader di Hamas, obiettivo che nonostante 38.000 morti e gli ostaggi che sono rimasti vittime in questi mesi nella striscia di Gaza non sono ancora stati raggiunti. Ricordavi il momento delicatissimo tra le spinte interne ed esterne perché il piano di negoziato che sembrava essere proprio nei giorni scorsi, lo riportava il Washington Post che ha parlato con funzionari sia statunitensi che israeliani, sembrava arrivato a un punto di svolta di un accordo di cessate il fuoco che prevedeva tre fasi. La prima è una fase di cui sentiamo parlare da tempo, cioè una tregua, un cessate il fuoco temporaneo di 6 settimane volto al rilascio di 33 ostaggi, cioè le donne rimaste, i feriti e gli uomini che hanno più di 50 anni, in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. E poi sembrava snodato il secondo punto, che era quello più delicato, cioè quello che vede sostanzialmente la fine totale delle ostilità, il ritiro delle forze israeliane da Gaza e una sorta di governance internazionale provvisoria che avrebbe visto governare la striscia di Gaza da delle forze addestrate dagli Stati Uniti e sostenute dagli alleati arabi moderati. Era questo il nodo che si doveva sbloccare per portare alla fase 3, che è quella della ricostruzione, che è quella che insomma evidentemente è più lunga. Ed era un accordo che tirava in causa anche il ritiro di Hezbollah dal nord del Libano, negoziato fatto con Berri, il presidente, quindi non direttamente con Hezbollah, trattative fatte, e un ripristino delle relazioni con l'Arabia Saudita per tornare a una normalizzazione delle relazioni con Israele. Evidentemente tutto questo salta e Certo, anzi, Netanyahu nella conferenza stampa ha ribadito che vede stringersi una tenaglia attorno a Israele, ha parlato addirittura di minaccia esistenziale che appunto da 7 mesi, dal 7 ottobre grava su Israele. Francesca, so che ci devi lasciare, però ti vogliamo ringraziare per essere riuscita Grazie a collegarti con noi da lì e averci, diciamo, spiegato la situazione che adesso commenteremo con gli ospiti in studio in collegamento. Comincio da Giovanna Botteri, perché sottolineare che l'azione compiuta oggi dall'esercito israeliano al sud di Khan Yunis è stata fatta
non dico a dispetto, non mi permetterei mai, ma diciamo, nonostante le pressioni interne e esterne di un accordo di pace e Biden che rivendica i passi avanti, la lettera di oggi, 51 premi Nobel hanno scritto alle maggiori istituzioni europee e religiose perché la guerra in Ucraina e a Gaza finisca. Non c'è niente che la comunità internazionale possa fare per riportare Netanyahu anche a una, diciamo, una gestione più, più rispettosa anche della tradizione delle relazioni internazionali israeliane, no? Cioè, l'opinione degli Stati Uniti è sempre stata tenuta in gran considerazione finora. Cosa deve succedere? Perché... più rispettosa di quelle che non definirei pressioni ma voci. Voci interne le abbiamo viste, abbiamo visto... la piazza, no? Una piazza che ogni sabato, da settimane, da mesi, oramai da più di un anno protesta, e quelle voci esterne che non sono solo la Casa Bianca e Biden, ma la comunità europea, la comunità internazionale. E è appena arrivata la lettera di condanna dell'attacco da Egitto e Giordania, che erano due paesi che hanno molto lavorato sul negoziato per portare Hamas ad un primo passo, ad una prima accettazione, quel secondo punto che diceva Francesca Mannocchi, cioè ad un cessate il fuoco e ad un governo esterno di Gaza. Sembrava che Hamas avesse già detto sì, che quindi davvero... questa tregua fosse ad un passo. Quello che è successo Il ministro degli esteri turco oggi ha detto che Israele ha risposto col sangue a una disponibilità di Hamas. Cioè, esatto. Cioè, la lettura da fuori era anche... sembrava la comunità internazionale la sentiva quasi fatta questa tregua ed è spazzata via. Il problema di quello che dice Netanyahu è finché gli obiettivi non saranno raggiunti. Quali sono gli obiettivi? La distruzione di Hamas... Hamas in queste condizioni e dopo questo numero di morti e di odio non si può pensare di distruggerlo. È come un formicaio, tu pesti il formicaio pensando di uccidere le formiche, ma le formiche si spargono ovunque e resteranno ovunque. Quindi è molto difficile e credo che in questo momento gli stessi israeliani si chiedano fin dove potrà portare questa azione e questo obiettivo di Netanyahu. Ecco, professoressa Rubinati, la debolezza di Joe Biden raccontata in queste settimane, diciamo, in maniera ancora più insistente dopo il dibattito, il fallimento del dibattito con Donald Trump, può essere una delle cause per cui Netanyahu non ritiene né di dover avvertire gli Stati Uniti né di porsi la questione delle pressioni internazionali perché... a Gaza qualcosa rallenti sul campo? Nel corso di questa, che è difficile anche chiamarla guerra, poiché non c'è un esercito contro il quale Israele combatte, è un popolo intero e un gruppo di terroristi. È da mesi che si mostra, si manifesta una tensione, non tanto tra Casa Bianca e Netanyahu, ma tra il mondo americano e l'opinione pubblica negli Stati Uniti, pensiamo alla rivolta nelle università, e l'opinione che deve portare ad una relazione, diciamo così, che vada verso la pace o verso la sospensione delle ostilità. A me sembra che quando Netanyahu insiste dicendo che questa è una decisione non convenuta insieme alla Casa Bianca, significa due cose. Primo, che vuol mettere al centro l'interesse di Israele al di sopra e al di là di tutto, e quindi il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto di quasi vassallaggio, alleanze di secondaria importanza, sostegno militare, ma non proprio identità di orientamento e di vedute. Abbiamo visto varie volte la tensione di vedute tra Biden e lui, abbiamo saputo varie volte, si è capito varie volte che Netanyahu sarebbe molto più a suo agio con un'altra presidenza, magari repubblicana. Il secondo elemento che secondo me non è completamente negativo, perché significa che la tensione fra Stati Uniti e il governo di Netanyahu aiuta anche nella campagna elettorale di Biden quelle parti più critiche nei confronti di un sostegno, diciamo così, blind, cieco,
e invece di una visione che riesce ad essere più critica o più distanziata. Quindi non è tutto bianco e nero a questo punto, mi sembra. Chiaro. Riccardo Maggi, il governo Meloni ha deciso di non riconoscere la Palestina come altri governi nel mondo. Un riconoscimento ampio dello Stato di Palestina in questa fase potrebbe essere un altro dei possibili strumenti di pressione sull'area o diciamo, siamo oltre la linea rossa della diplomazia? All'interno di un percorso che ad esempio era quello che tutti eravamo convinti che stesse per avviarsi. All'interno di quel percorso, nelle fasi successive, sicuramente sì, avrebbe potuto rappresentare un elemento di stabilità e anche per favorire che emergesse un interlocutore che non fosse un interlocutore terrorista e fondamentalista, sostanzialmente di emanazione iraniana, quale è Hamas. E quello che è accaduto è estremamente grave perché si stava andando incontro a un cessate il fuoco che avrebbe rappresentato un'interruzione del calvario per i civili palestinesi, per gli ostaggi, per i familiari degli ostaggi israeliani, perché vi sarebbe stata una liberazione immediata nell'accordo di una parte di quegli ostaggi. Io credo anche che sia sempre più necessario un avvicendamento al governo di Israele, che non sarà facile, ma per il bene di Israele e per il bene della democrazia israeliana. Quello che dicono gli stessi israeliani in piazza, l'abbiamo visto prima nelle immagini che Sabrina Tricarico ha prontamente mostrato, mentre Francesca Mannocchi ci parlava appunto delle due manifestazioni che si sono tenute oggi a Tel Aviv e a Gerusalemme. Pietro Senaldi, perché il governo Meloni non riconosce lo Stato di Palestina? Beh, perché il governo Meloni ha una politica estera fortemente atlantista, una politica fortemente filo-israeliana e anche il suo elettorato non gli chiede assolutamente questo. Sai, quando purtroppo, perché in Italia noi poi provincializziamo tutto, anche la crisi mediorientale, quando la crisi mediorientale diventa un discorso fra destra e sinistra, allora se tu sei di destra stai con Israele, se sei di sinistra stai con la Palestina. Se sei di sinistra, per non dire che sei antisemita, dici che sei contro il governo Netanyahu, che ci sta. Però è vero che ci sono le manifestazioni ogni sabato, però io non credo alla narrazione. Sono antisemiti quelli che stanno in piazza lì, Senaldi. Sì, sì. Sono però, antisemiti ecco, quelli che manifestano. Pietro, non so se hai sentito la provocazione di Riccardo Maggi. Non penso siano antisemiti quelli che vediamo in piazza ora che manifestano contro il governo americano. No, però ecco. No, certo, però cos'è il punto? Io penso che sia sbagliata la narrazione che Netanyahu sia un uomo solo al comando, ovvero sia, è chiaro che una parte dell'opinione pubblica israeliana è contro Netanyahu, però non lo vedo completamente isolato. Cioè non vedo un dittatore che costringe Israele a seguirlo. Io credo che a varie gradazioni la maggioranza di Israele sia a favore della guerra e non si ritenga comunque soddisfatta ancora, non ritenga ancora vendicato, se vogliamo dire, usare questa parola, non ritenga ancora vendicato il 7 ottobre. L'attacco del 7 ottobre. Dal giorno da cui sono passati 270 giorni oggi, e a proposito di quanto dicevi sul fatto che Netanyahu non è solo, ti do ragione, perché prima della conferenza stampa ha avuto un incontro con il capo della difesa Gallant, il capo dello Shin Bet, cioè i servizi segreti interni, il capo del Mossad, il capo dell'esercito, hanno fatto il punto, dopo il quale hanno rivendicato l'attacco e gli effetti dell'attacco. Però appunto facevo riferimento alla lettera dei 51 premi Nobel resa nota oggi su Novaya Gazeta, che tra l'altro è diretta da un altro premio Nobel, che è una lettera che chiede
che non solo quella di Gaza, ma anche la guerra in Ucraina termini. E a proposito di guerra in Ucraina, il vertice NATO, Giovanna Botteri, ha appena fatto registrare delle decisioni importanti, l'invio dei famosi F-16 richiesti da Zelensky dal giorno 1, ma anche un approccio diverso al riarmo dell'Europa. Allora ti chiedo se è una linea utile a mettere un freno alla guerra in Ucraina, o se, come dicono in molti, non fa che alzare il livello del conflitto, al punto che oggi dal Cremlino si minacciavano le capitali europee. Esatto. Oggi dal Cremlino si minacciano le capitali europee perché con i missili a lungo raggio in Germania evidentemente la guerra si avvicina sempre di più all'Europa, al cuore dell'Europa, sempre di più ai confini russi. C'è in qualche modo un doppio binario della Casa Bianca, Gaza e l'Ucraina, con una spinta molto forte sull'Ucraina e con una prudenza su Gaza, che è esattamente l'opposto della linea di politica estera di Trump, che spinge su Israele e un'alleanza assoluta con Netanyahu e con l'azione di Netanyahu, e invece molto più prudente sugli aiuti all'Ucraina. È evidente che questa partita delle elezioni americane, tragicamente, perché a farne le spese sono i civili ucraini e i civili palestinesi, e in questo momento sta giocando e ha un peso molto importante. E l'Europa sembra sempre di più, per usare un termine che riecheggia nelle piazze stasera, ostaggio. Ecco, nel frattempo, a proposito di guerra in Ucraina, come sempre accade, è inevitabile sia così, ogni decisione internazionale ha delle ripercussioni sulla politica nazionale, in particolare su questa adesione del governo Meloni a un incremento dell'invio delle armi all'Ucraina ha scatenato qualche tensione nel governo. L'avete sentito nei giorni scorsi, ve l'abbiamo raccontato, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha detto che più si mandano armi più si allunga la guerra. Giorgia Meloni gli ha risposto e sui giornali di oggi si parlava appunto di una frattura sempre più profonda tra i due, però Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista, ne vediamo una prima clip perché sembrerebbe rassicurare sulla durata del governo, vediamo. Questo è un governo che gli italiani si sono scelti e che per tutti e cinque gli anni previsti andrà avanti, quindi eravamo già su posizioni diverse in Europa prima di queste elezioni, continuiamo a essere su posizioni diverse, c'è una parte del governo che sostiene il bis di Ursula von der Leyen in cui i socialisti con la sinistra, secondo me i danni che ha fatto la commissione uscente sono danni gravi. Per quello che riguarda il governo italiano, hic manebimus optime, noi per cinque anni governiamo al meglio delle nostre possibilità. E però con qualche pungolo ogni tanto a Giorgia Meloni, verrebbe da dire, per cinque anni, e anche ad Antonio Tajani, che leggo da un'agenzia appena battuta, un lancio appena battuto da DN Kronos. Antonio Tajani, che ricordiamo è non solo ministro degli esteri ma anche l'alto vicepresidente del Consiglio Giorgia Meloni, dice la posizione del governo italiano è molto chiara, tutte le opinioni sono legittime, nessuno vuole fare il guerrafondaio, ma noi stiamo dalla parte dell'Occidente, della NATO, della UE, la nostra posizione è alternativa a quella della Russia. Certamente non è piegando la testa che si ottengono i risultati migliori. Insomma, una frecciatina all'alleato di governo. Però, Nadia Urbinati, il continuo punzecchiare Giorgia Meloni sulla politica estera, che fin dalla campagna elettorale del 22, mi verrebbe da dire, ma comunque fin dall'inizio del suo governo è stata un po' il biglietto da visita, no, della Meloni governativa, è qualcosa che alla lunga può logorarla? Ma io credo che Salvini periodicamente, anche con le precedenti alleanze di governo, entra in questa sindrome da rivancismo, ed è ovvio che in questo momento, siccome Giorgia Meloni si sta trovando in un momento di difficoltà in relazione alla nuova dirigenza europea, Salvini vede bene di alzare il tiro.
Io ritengo comunque che la faccia che va al mondo, cioè la rappresentanza italiana nei contesti internazionali, non sia quella di Salvini, ma sia quella di Giorgia Meloni. Quindi alla fine lui potrà bisticciare in casa, nel pollaio di casa, ma la faccia del mondo non è quella di Salvini, è quella di Meloni. Senaldi, sei d'accordo? Beh, questo sicuramente mi sembra... Ma non le fa proprio nessun danno a Meloni questo? Perché i precedenti, guarda, io... l'abbiamo visto col Conte 1, col governo Draghi, insomma tutti i governi in cui Salvini era, a un certo punto cominciano a essere punzecchiati. In due modi. Sì. La prima ti dico, non solo non gli fa danno, ma gli serve pure. Cioè gli serve alla Meloni avere nella sua maggioranza una voce critica, una voce vogliamo dire più pacifista, che copra e vogliamo dire rassicuri quell'elettorato di centrodestra che è perplesso su un appoggio totalmente atlantista, che è perplesso rispetto all'appoggio all'Ucraina, no? E che anziché votare Santoro voterà Salvini, capisci? Quindi secondo me non solo non gli fa danno, ma gli fa pure comodo, ecco. Poi la seconda parte, per quanto riguarda la tenuta del governo, sai, Salvini sa benissimo che se rompe il governo è una mossa, lui è fuori dal gioco della politica se fa cadere anche il governo della Meloni. Ha fatto cadere quello di Conte e aveva una logica, poi le cose sono andate diversamente da come lui avrebbe sperato, ha pagato un prezzo, ma questo, se lui fa cadere il governo di centrodestra, poi figurarsi sull'Ucraina, ma io credo che sarebbe la mossa che sancisce, sarebbe il pulsante dell'autodistruzione. E io credo che questo lui lo sappia benissimo. E non sarebbe un'autodistruzione per la Lega, ma personale. Però l'ha già premuto una volta quel pulsante al papete, no, di Matteo Salvini, quindi non si stupirebbe nessuno. Però io vorrei vedere adesso, vorrei farvi vedere, noi l'abbiamo già vista, un'altra clip dell'intervista rilasciata da Matteo Salvini in cui parla di Trump. E poi vi spiego perché ve la faccio vedere. La politica italiana è molto prudente, uso questo aggettivo, nei confronti di Donald Trump e dei repubblicani. Io non ho mai nascosto la mia simpatia umana e la mia sintonia culturale. Per mille motivi, sui temi della sicurezza, della famiglia, della lotta all'immigrazione clandestina, del contrasto ai fanatismi e per il tema della pace. Io poi non so se sarà l'attuale presidente Biden a sfidare Donald Trump, conto che per l'interesse di tanti ci sia la vittoria repubblicana a novembre. Maggi, io faccio fatica a capire come dire, aderire a Trump sia contro certi estremismi, perché insomma abbiamo ancora in mente le immagini di Capitol Hill, quindi insomma le cose non si tengono, però andiamo oltre, andiamo in Europa, visto in omaggio al partito di cui lei è segretario, perché la Lega di Matteo Salvini ha aderito alla formazione inaugurata da Orbán, dall'ungherese Orbán, dei patrioti europei, che diciamo informalmente a Strasburgo è detto il partito dei russi, perché in qualche modo tutti quelli che ne fanno parte hanno simpatie. Penso infatti che quello di Salvini più che pacifismo sia putinismo. Non penso che lui sia mai cambiato rispetto al Salvini sulla Piazza Rossa con la maglietta di Putin, scambierei due mattarelle e mezzo per un Putin. E i patrioti, il gruppo dei patrioti che nascono, sono patrioti russi, patrioti della Russia a mio avviso. Non a caso Orban ha fatto il suo giro di consultazioni non autorizzato, pur essendo presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, è stato da Zelensky, poi senza dirlo a Zelensky è andato da Putin, poi è volato negli Stati Uniti, è stato in Cina prima. Dagli Stati Uniti da Trump. Dagli Stati Uniti da Trump, e ha detto a Trump: noi aspettiamo te che porterai la pace nel mondo. Trump, ora, dall'altro, lo stesso Salvini oggi ha annunciato che nelle prossime settimane anche lui andrà a incontrarlo. Però questo è abbastanza un programma di politica estera. Poi mi rendo conto che, come dice Senaldi, potrà, da un punto di vista della propaganda, arricchire così la variopinta maggioranza del governo Meloni, ma è necessaria anche una verifica in Parlamento. Cioè si venga in Parlamento e vediamo se poi il sostegno all'Ucraina, che mi piace sempre ricordarlo con le parole del presidente Mattarella,
Il sostegno all'Ucraina significa ribadire il nostro impegno contro le autocrazie, contro i totalitarismi. Vediamo se lì i voti ce li avrà, perché almeno finisce anche l'idea di poter fare troppe parti in commedia. E vediamo se il governo appunto andrà a cercare questa verifica in Parlamento, ma noi adesso invece andiamo a cercare il super spot, meno di un minuto, poi torniamo qui. Eccoci qua, allora abbiamo ancora una manciata di minuti, li userei per chiedere a Giovanna Botteri un piccolo aggiornamento, perché l'ultima volta che ci siamo visti qui nello spazio dedicato alla politica americana, Joe Biden doveva fare la conferenza stampa alla NATO di chiusura del vertice, l'ha fatta. Che Biden è? Che Biden che fa? Il Biden che tutti si aspettavano non ha né rincorato né appesantito l'handicap che gli attribuiscono, ha avuto un endorsement, quello di Bernie Sanders, ha detto tutti con Biden freghiamocene, perché la linea è meglio balbettante che criminale come Trump. Uso l'ultimo minuto per una notizia invece interna, così per par condicio tra interni ed esteri. Abbiamo visto delle prove di Campolago, le abbiamo viste davanti alla Cassazione, le abbiamo viste in altre piazze. Giovedì a Genova il PD di Schlein, il Movimento 5 Stelle di Conte, AVS di Fratoianni e Bonelli saranno in piazza per chiedere le dimissioni del presidente della regione Toti. Voi ci sarete? No, non ci saremo e crediamo che sia un errore portare lo scontro politico l'applauso su di Senaldi, terreno. Vorrei registrassimo no. L'applauso di Senaldi. Complimenti e fedeltà sul terreno. Spiego così vediamo se... Forse è precoce, Pietro. Un errore portare lo scontro politico su quel terreno. Credo anche che siano abbastanza scandalose le motivazioni per cui non sono stati revocati gli arresti domiciliari a Toti, cioè che è stato detto non ha compreso la gravità di quello che ha commesso, ma non c'è stato ancora un processo e quindi lui è convinto di essere innocente, quindi non si capisce cosa dovrebbe aver compreso. Invece credo sia importante lavorare su obiettivi comuni, coordinare le opposizioni sull'autonomia, sul premierato, lavorare su scuola, su sanità, su riforma delle leggi a partire dalla Bossi-Fini, salario minimo, eccetera. Grazie a Pietro Senaldi e Nadia Rubinati per essere stati con noi, grazie a Giovanna Botteri e Riccardo Maggi. E dopo di noi c'è Eden, la nuova stagione con Licia Colò, andranno a Capri beati loro e nel piccolo borgo di Calcata beati loro, anche in questo caso noi ci vediamo domani col Socio Telese e a domani. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.